Ok, siamo in diretta. Si può condividere. Chi lui si chiama Fruto Pablo? Ma lo so bene. Ma che cos'è questo? Ma è una foto normale o sembra a cartone animale? Dico, la foto sembra a cartone animale. Ah? No, no, ma prossimo, non so chi sta vero, mi sono sbagliato. Sei buio. Sei vicino. No, no, non sei vicino, se ti faccio sbagliato mi lascia. È tutto cartone. No, allora praticamente sono un'applicazione sul telefono che fa fatto tutto a cartone animale, da tuo papà su. Capito? Ciò t'ho chiesto. Io ho fatto anche una foto mia e tua a cartone. Mi sono schizzato qui a farsi tanto bene. Proprio l'ho disattivata perché la lappa era pagata 8 euro a semana. Sta cagata. 8,99 a semana. Era che cazzo, però 8,99 a semana. Non lo cassare. Quando hai voglia di farti del male, guarda questo spot. Oddio, morsito, panini super croccanti e deliziosi con le loro cotolette, per non parlare del loro pane caldo unito ai loro strabilianti hamburger. Ho già la panina in bocca con il loro bacon croccante. Bello. I loro panini uniti agli hamburger e bacon con una cascata di cheddar. Ho già la panina in bocca. Ti ho detto di non guardare questo video. Fiume di ketchup e salsa barbecue, ma niente potrebbe mai battere. Patatine fritte con la loro colata di pistacchio e mortadella grigliata. Perché non vieni? Guardare ti fa solo del male. Oddio, guarda, servito alla loro clientela super affamata che si gusta il tutto sotto i tuoi occhi. Non ti conviene recarti subito in questo posto. Tutto questo è morsito. Vieni a trovarci in via Emanuele Gianturco 32C, Portici, Napoli. Oppure puoi ordinare a domicilio allo 081 1936 1986. O puoi seguirci anche sulle nostre pagine Facebook e Instagram. Morsito, l'emozione in un morso. Vediamo prima se a loro poi possa interessare. Una volta che interessa, vediamo se ci possiamo organizzare una copertina. Non devi togliere niente a noi, capito? Oppure possiamo provare determinati orari, se prima sera ci risetta alla ricupa. E loro, io buttiamo una postazione, che la postazione è così, lui è sempre il nuovo. Ci vuoi andare dopo altre chiamate? Non capita. Che tanto l'apertura al pubblico è 7. Oh, le 6:30, mamma mia. Le cantanti ci siamo dalla postazione a nostra, ci facciamo più uno in postazione. No. Soprattutto quelli napoletani che conosciamo a tutti quanti, la maggior parte. C'è sta pure per esempio Fabio Fiume, pure chi le là di programma ce l'hanno la mano, però però non rimane registi, io ho problemi. Oh, calcio sta Francesco, sta Massimiliano Alvino. Poi ma capi sempre, perché se sono due ore a sera, ogni prima di cantante, chiama là, può sfavorire. Problemi non ce ne stanno. Bravo.
sentiamo, eh. Eccoci qua, buonasera. Eccoci a tutti qua, e dove buonasera, sta lo spottino? Buonasera. Scusate, lo spottino te lo faccio sentire subito. Intanto buonasera a tutti. Buonasera. Arriva lo spot. Che cosa c'è da dire? Ma dimmi che cosa c'è da scrivere. Campagna, spacco livello. Ecco, non può partire Baraonda senza questo. Buonasera a tutti, buonasera. Buonasera a voi cari amici, colleghi, come state? Todo bien. Beh, diciamo bene. Sinceramente, quando sono sceso prima dal questo diciamo che mi preoccupa, ho detto, ho visto un cielo nerissimo. Mamma mia. Mi sono bardato a mo' di marziano, però non ho preso la goccia d'acqua. Che non sia foriero nel ritorno. Nel ritorno, speriamo di no. No, noi invece veniamo da una settimana di preparazione di questo villaggio di Babbo Natale. La cosa carina qual è? Che tutte le mattine vediamo spuntare il sole. Poi arriviamo lì, appena iniziamo a lavorare, pioggia. Pioggia. Cioè, è assurdo. Cioè, guarda, sembra vero. Fatto a posto. Ci fermiamo. Stai diventando un elfo allora. È vero, è vero. Ma dove lo fate questo? Io lo so, ma lo voglio sapere pure loro. Lo facciamo a Via Campana 270 Pozzuoli Multi Christmas, signori. Allora, tutti a Pozzuoli per i mercatini di Natale. Sì, poi ne parliamo dei mercatini. Proprio oggi proprio parliamo proprio dei mercatini. Ma guarda che quest'anno noi abbiamo fatto una cosa proprio bella, eh. Bella, ci saranno 30 stand, ci sarà un albero di Natale mega galattico, ci saranno spettacoli, animazioni. Veramente poi dopo ne approfittiamo anche per dire qualcosina in più. Assolutamente, assolutamente. Anche perché poi tra l'altro questa mattina periodo abbiamo avuto ad Arti Artisti un ospite che era Taila Orefice, accompagnata dalla nostra Lorenza Licenziati, che tra l'altro è venuta anche proprio vestita da elfo. Ah sì. Ma non è vero. Ma dove l'avete avuto? Qui in radio? Sì, abbiamo qui in radio. Sì, l'abbiamo avuta ad Arti Artisti. Insieme poi a Gianni Maisto, che insomma hanno fatto un bellissimo progetto. Diciamo che questo è il periodo che si divide il tutto il web tra mercatini, e basta scorrere un pochettino i nostri telefonini, mercatini di Natale e tombole, mercatini di Natale e tombole. Verissimo, verissimo. Ma siamo ancora al 30 novembre. Ancora? È vero. È vero. E ancora deve iniziare. Ma noi siamo già nell'area di Natale ormai da due mesi. No, io penso anche qualcosa in più, però no, vabbè. A parte che guarda che stavamo a mezze mani quando parlavi dei mercatini. Bravissimo. Allora, io e Rosanna adoriamo andare a fare le compere di Natale, no? Ci piace tantissimo. E quest'anno mi sa che dobbiamo chiamare Amazon perché non potremo andarci, te lo no, dico. No, dico, però l'abbiamo fatto per il Multi Christmas, l'abbiamo fatto naturalmente per la Multi Center. È ancora più bello quando poi vai con i soldi degli altri, no? Ah, allora, quello è bellissimo. Hai ragione, io ho comprato un prendi albero. Prendi quello, tanto perché paghi tu. Ho comprato un albero bellissimo con tante decorazioni. Gigi striscia. Ah, però non è vero, ho detto una bugia, non dobbiamo chiamare Amazon, dobbiamo comprare ai mercatini di Natale. Ecco, brava. Ecco. Se no che li organizziamo a fare. No, io stavo dicendo che è bello tutti gli anni andare a fare le compere di Natale, no? Quando poi ci vai con i soldi non tuoi, no? Che veramente puoi strafare. Cioè, Rosanna sta scialando, voglio dire. Poi vi dico una cosa, ma sapete che molti turisti mi chiamano, io ho un filo diretto con tutti i turisti del mondo, e dicono, molte volte, dicono, sentite, noi vogliamo venire a vedere i mercatini di Napoli. E io rispondo, scusate, quale mercatino? Io conosco Piazza Mercato e Piazza Andignano, cioè stanno i mercati. C'è bisogno di Natale, abbiamo quelli di Poggioreale. Loro intendono i mercatini di Natale, le famigerate, ma bellissime, botteghe di San Gregorio. Ah, mamma mia. E perché un mercatino di Natale a cielo aperto, voglio dire. Lo so che un mercatino di Natale a cielo aperto. Ma è 3 metri. Vabbè, Tonello, però ti dirò: se tu verrai a farti un giro, che ti, bello, ragazzi. Ti stupiremo. Ma io ci verrò sicuramente. Allora, ragazzi, noi siamo reduci da una partita molto importante. Ma infatti, non ne dovete parlare voi. Noi dobbiamo assolutamente parlare. Direttamente il collegamento. Certo, sì, dobbiamo parlarne con il nostro inviato speciale che è Francesco Di Martino, che sicuramente ci sta per ascoltare.
Sì, intanto sto facendo raccontare proprio come è andata, lui freme. Il collegamento in diretta, che è la cosa più bella, no? È quello il bello della diretta. Certo. Francesco, ci sei? Eccolo là. Ci senti? Mi sento forte. Ah, che bello. Voi in studio e a tutti gli ascoltatori da casa. Allora, a te la parola, Francesco. Ok, io sono Francesco di Choose Naples e vi do il benvenuto a un'altra puntata di Onda Calcio. In questa puntata analizzeremo le due partite che ha visto impegnato il Napoli in questa settimana, Atalanta-Napoli e il big match di ieri sera, Real Madrid-Napoli. Partiamo subito dalla partita di Bergamo, che è stata la prima partita di Walter Mazzarri che subito fa notare delle cose nuove, un buon Napoli in campo, una buona visione di gioco, una buona linea di passaggi, è tornato un po' il Napoli che ci aveva fatto gioire l'anno scorso. È stato un grandissimo primo tempo quello a Bergamo, abbiamo iniziato male il secondo, però poi ci siamo riusciti a riprendere nel finale e a ribaltare la partita. Atalanta-Napoli finisce 2-1, sono tre punti fondamentali, veramente fondamentali, anche perché il big match della giornata Juve-Inter finisce 1-1. Quindi ciò vuol dire che il Napoli in questa giornata di campionato recupera due punti sia sulla Juve sia sull'Inter. Quindi sono sicuramente tre punti fondamentali che portano il Napoli a ritornare al quarto posto, ma soprattutto a provare anche a tornare in scia a scudetto, perché davanti a noi ci sono due partite fondamentali, Inter e Juventus, i primi due posti della classifica di Serie A, per farla breve. Quindi potete immaginare già solamente voi che sfidare la prima e la seconda ti porta ovviamente in scia a scudetto, in caso di vittoria ovviamente. Atalanta-Napoli è sicuramente la partita della ripresa del Napoli, cioè del rinascimento del Napoli. Napoli vince, convince soprattutto, che era una delle cose di cui si preoccupavano i tifosi, e quindi si prepara al big match del Real Madrid. Real Madrid è sicuramente una delle squadre più forti al mondo, dirlo è anche banalità ormai, e sfidarlo in campo europeo è ancora più difficile, perché il Real Madrid ha vinto 14 Champions, quindi è praticamente il padrone della Champions League. Non c'è nessuno che abbia mai fatto meglio del Real Madrid in questa competizione, e sfidarlo non è di certo facile. Napoli però ieri sera si è presentato a testa alta, è subito partito bene, è andato in vantaggio con un gol molto rocambolesco, ma l'importante è che la palla entra. Poi il Real Madrid è uscito, perché ovviamente non ci si poteva aspettare una partita senza l'unico del Napoli, è uscito, ha dimostrato tutte le sue qualità, in 10 minuti ha recuperato la partita passando da sotto 1-0 a sopra 1-0, quindi 2-1, da 0-1 a 2-1. Di lì il Napoli non ha fatto comunque una buona partita, non si è scomposto, è rimasto compatto, le parti si sono messe bene. Ovviamente anche causa in cui Napoli ha dovuto affrontare l'emergenza sportiva. Francesco, scusami se ti disturbiamo, abbiamo dei rumori di fondo provenienti dal tuo microfono, vuoi controllare un po' il cavo, perché all'improvviso non ti sentivamo più. Il cavo della cuffia. Di controllare un po' il cavo della tua cuffietta, perché all'improvviso avevamo dei rumori di fondo molto molto pesanti. Sollevalo. Voi mi sentite? Adesso ti sentiamo, ma ti sentiamo con un disturbo sotto. Sentite questo rumore? Sì. No, nessun cavo. No. Sollevalo un poco, sollevalo. Dio. Ecco, adesso non lo sentiamo più. Adesso meglio. Vedi, lo stai facendo, vuol dire che se lo tocchi. Ecco, adesso non sentiamo più rumore. Adesso sì. No, non sentiamo più rumore, ma non sentiamo neanche più te. Molto basso lo sentiamo. Molto basso ti sentiamo adesso. Siamo dovuti intervenire perché era un peccato, ti sentivamo male. Hai un problema di cavo, hai un problema di cavo. Prova. Noi ti sentiamo bene. Continua. Vai, sei un po' basso di volume, però ti sentiamo bene. Posso continuare? Vai. Ok, quindi continuiamo, riprendiamo il discorso
dal per Real Madrid, dopo il 2-1 del Real Madrid, della squadra Blancos. Il Napoli appunto è rimasto compatto, è riuscito a mantenere l'equilibrio e a mantenere comunque la situazione. Mazzarri ha provato a giocare anche delle carte, perché comunque ovviamente in una partita devi provare a fare anche la tua partita, e il Real Madrid aveva fatto sicuramente bene fino a quel momento, era riuscito anche a creare altre occasioni per andare sul 3-1, però il Napoli si è riuscito a difendere anche con alcune parate di Meret, che proprio in questa serata vanno sottolineate, perché è vero, mo ci arriveremo al 3-1 del Real Madrid, 3-2 che poi sarà del Real Madrid sulla papera di Meret, ma bisogna anche sottolineare le parate che ci sono state di Meret, 2 o 3 che hanno salvato il Napoli in alcune occasioni. Il Napoli comunque riesce a pareggiare la partita, con dentro Osimhen che riesce a servire anche sta, riesce a pareggiare il Napoli. Dopo il 2-2 esce di nuovo il Real, perché ovviamente il Real è una squadra forte, non si fa non si mette paura di questo Napoli. Esce il Real e segna con un 2-4. Ecco, proprio qui vorrei legarmi alla valorizzazione dei giovani. Mettere in Champions League un 2004, stiamo parlando di un ragazzo che ha 19 anni, e in una competizione come la Champions League, è una cosa che in Italia non facciamo, ma che dovremmo fare. Perché se vediamo al Barcellona, al Real Madrid, entrano ragazzi di 17, 18, 19 anni, hanno gli vai, e poi le nazionali rendono meglio. L'Italia invece è ancora soffermata sui giocatori standard, ma non per fare polemiche o varie critiche, però noi rimaniamo stabiliti a quei calciatori, mentre le altre nazionali invece cercano di lanciare i giovani promettenti. Comunque, ritornando a noi, il Napoli prende il 3-2, poi lì all'84esimo minuto Mazzarri non può che giocarsi la carta Raspadori, e quindi tutti in avanti a provarci. Non riusciamo a trovare il pareggio, ma prendiamo anche il gol del 4-2 che segna ovviamente la fine del match. Real Madrid-Napoli però, nonostante il risultato, il parziale, che è vero che è quello che conta di più, però il Real Madrid-Napoli ci ha mostrato un buon Napoli che può competere anche in campo europeo, quindi io direi che siamo abbastanza soddisfatti. Direi che adesso analizziamo un attimo la situazione del girone, quella che vede il Real Madrid a punteggio pieno a 15 punti, il Napoli sotto a 7 e il Braga terzo a 4. Napoli e Braga sono ancora in corso, basterà una vittoria, un pareggio o una sconfitta con un solo gol di scarto per far sì che il Napoli vada agli ottavi di finale al secondo posto. Io direi che per oggi è tutto, ragazzi, non c'è granché. Ovviamente noi ci vediamo con Napoli-Inter la prossima settimana, big match che si dimostra ovviamente un punto di svolta del campionato. Ehi Francesco, eccoci, ci senti? Sì. Hai terminato? Va bene, noi ci vediamo la settimana prossima e ricordiamo che l'appuntamento sarà per martedì e non giovedì, perché per il mese di dicembre noi ci vedremo di martedì. Ci vediamo martedì con la Napoli-Inter. Ciao! Ciao Francesco. Rosanna, allora a questo punto direi di mandare una canzone e poi dopo noi ritorniamo in diretta. A fra poco. Nell'aria tutto è magico, un sentimento unico, generoso e carico. E auguri, buone feste, buon Natale magico. È un Natale speciale, c'è tanto da fare, una stella ci guarda lassù, mentre il vento trasporta pensieri, speranze e forse qualche cosa di più. Quanto vale un sorriso che illumina il viso, inatteso vale molto di più. C'è un bambino che ride, una nonna che balla, c'è bisogno di un Natale, oh yeah. Di un Natale magico, un Natale magico. Nell'aria tutto è magico, basta un gesto, basta una parola. Vivere in
insieme nel tempo prezioso che passo con te. Mentre tutto si accende in mezzo alla gente nella notte di Natale. È un Natale magico, un Natale magico. Nell'aria tutto è magico. Basta un gesto, basta una parola. È un Natale magico, un sentimento unico, generoso e caldo. Auguri, buone feste, buon Natale magico. È una buona occasione per dare di più, per dare una mano, un abbraccio, un amico, per stringersi forte. Non voglio niente di meglio, il regalo più bello sei tu. Basta una parola per un Natale magico, un sentimento unico, generoso e carico. Auguri, buone feste, buon Natale magico. Natale magico. Questo è Davide è De Marini. Che carina questa canzone. Troppo che carina, carina ed è vero, Natale è magico. Sì, è bellissima. Poi tra l'altro questa sarà la nostra sigla del Multi Christmas. Che bello. Stai bello. Spoilerando. La spoileriamo perché questa sarà sì. La canzone che ascolterete tutte le mattine quando noi partiremo con il villaggio, tutte le mattine quando chiuderemo naturalmente le ambientazioni, la riascolterete alle 16 quando riapriremo le ambientazioni e quando le chiuderemo all'inizio di ogni spettacolo. Voilà. 5 volte al giorno. La dovete imparare. E parlando di mercatini, continuiamo a parlare dei mercatini. Allora, tu sei stato un po' in giro domenica. Eh sì. E allora sei arrivato a San Gregorio, c'era tanta sono gente. Sono arrivato a San Gregorio. No, io ho fatto di più perché domenica mattina, avendo dei gruppi in giro, con la mia collega Barbara ci siamo andati a fare una bella passeggiata in moto. Vi dico subito, San Gregorio l'abbiamo saputo in differita perché avevamo delle guide all'interno di San Gregorio almeno e c'era il panico. Ci voleva il drone per passare a San Gregorio, però ci siamo fatti un giro. In realtà volevamo fare e abbiamo fatto una serie di video, non siamo riusciti a fare la parte parlata, abbiamo fatto soltanto la parte video di un racconto che poi monteremo in seguito, le piazze di Napoli. Sì. Quindi abbiamo fatto le tre piazze più rappresentative di Napoli: Piazza del Plebiscito, Piazza Mercato e Piazza Dante. E alcune zone limitrofe. In realtà Piazza del Plebiscito, Piazza Dante ci ha dato la possibilità di vedere come tutto il caos era concentrato in via Duomo, perché passando per Piazza Mercato abbiamo preso via Duomo il lato basso, certo, vedi, quattro palazzi, sì, il lato basso, e a quel punto io e Barbara ci siamo fermati con lo scooter e abbiamo visto salire da via Marina, ma non fiume, io sono abituato ad andare a Maradona, era più del Maradona. Pensate. Fiumare di gente di che turisti. Salivano verso il Duomo. Turisti. Beh, lì c'è il porto alle spalle. Turisti. Quindi. Non lo so se erano turisti, se era una scampagnata a Montevergine, se era il Luna Park, se aveva aperto dell'Andia davanti alle gradini del Duomo. Fatto sta che era una fiumara di gente che la meta principale era San Gregorio Armeno. Allora io mi dico, è di questi giorni, lunedì, martedì e mercoledì c'è stata la conferenza dell'UNESCO a Napoli, che l'ha voluta il ministro San Giuliano, per parlare di turismo, di questo. E questa commissione dell'UNESCO ha fatto un giro per Napoli lunedì mattina, trovando una città letteralmente a pezzi. Allora io dico, il cuore di Napoli
è patrimonio dell'UNESCO. Va bene? Se noi andiamo a un museo, patrimonio per patrimonio, andiamo in un museo e andiamo in una stanza dove c'è un Picasso o la Mona Lisa o qualsiasi, diciamo, io, guardiamo me, e non tocchiamo. A me è capitato di andare al Cairo a vedere la stanza dove sta il tesoro di Tutankhamon. Dopo un certo numero di persone ti lasciano fuori, ti fanno aspettare, mettono contingentato l'ingresso. Questo ingresso continuo a un patrimonio dell'UNESCO che è il centro antico di Napoli fa solo male, non fa bene. Ma infatti secondo me dovrebbero fare dei sensi di marcia. Ma non è marciare, perché Però sai, San Gregorio è molto stretta, quindi se tu metti gente che sale, gente che scende, ci si imbottiglia, no? Hanno fatto anche quello, ma il problema è che sono tantissimi. Tu devi valorizzare dal lunedì al venerdì e devi disincentivare il sabato e la domenica. Non c'è niente da fare, altrimenti Napoli va in sovrappeso. È vero. Non c'è niente da fare, non lo puoi reggere. Sì, in effetti ci sono troppi. Non lo puoi reggere, perché poi siamo andati a Piazza Mercato, sì. E a Piazza Mercato eravamo soli, sentivo l'eco. A Piazza Plebiscito c'era gente, ma la piazza è grande, Piazza Dante, le piazze riescono a contenere. Ma sai, anche i turisti che comunque in questo periodo affollano la città di Napoli, che è tra le mete più ambite, la prima cosa che vanno a vedere è proprio San Gregorio Armeno, sì. Per i presepi, per i pastori e quant'altro. Ci vai pure ad agosto, però Francesco, e allora ti dico una cosa, però tu vieni a Napoli perché è una città d'arte o perché è un Luna Park? Io sinceramente ho fatto un articolo lunedì mattina che era Napoli città Luna Park. Ti risponderei un po' un po'. Però un po' e un po', tu un po' un po' devi stare attento, perché se ti vuoi candidare a città d'arte, bravo, l'arte te la devi tutelare. Ti faccio un esempio: domenica mattina San Gregorio Armeno non si poteva accedere. Ci credo. Tu metti al repentaglio chi viene, perché quelli, tutti quelli a Fiumara la sera se ne sono andati. Allora una giornata di Fiumara tu metti in condizione ai tanti turisti e visitatori di tutto il mondo che vengono a Napoli, che vorrebbero passeggiare per San Gregorio Armeno, essendo stati 5 giorni, e ne faccio anche una questione economica e di indotto, perché un turista che viene 5 giorni a Napoli posa in città più di un turista che viene la mattina e se ne va la sera. Allora anche a un beneficio di tutto l'indotto economico, tu devi tutelare quelli che restano in città più tempo. Allora io gli dico, la mia proposta potrebbe essere infatti pure assurda. Ti stavo chiedendo appunto qual ecco, è la mia proposta, che chi vuole venire con i torpedoni a Napoli di 50 persone alla volta, vuole entrare in città, deve avere non un parcheggio a 20, 30, 500 euro di parcheggio. Allora solo così, perché devi mettere in modo che il comune possa incassare per sopperire a quest'ondata di traffico. Allora mettere più persone, fare percorsi, mettere transenne. Per questo ci vogliono i soldi, e i soldi li debbono cacciare chi vuole venire a Napoli. Però io credo che tutta la settimana entri gratis. No, io non sono molto d'accordo. E lo so, anche perché comunque per un turista pagare 500 euro perché no aspetta, voglio dire, però 500 euro a pullman, ho capito, dico, però c'è anche da dire che il comune di Napoli si dovrebbe attivare un po' di più, perché adesso tu sai meglio di me, ma che circa 2-3 mesi fa circa 2-3 mesi fa il comune di Napoli ormai sta vendendo tutto, no? Cioè, che ne so, Castel del Lopo c'è una crepa, lo vendiamo. Ma non è una questione di vendita, no, per farti capire che oggi c'è una legge che dice anche che i vigili urbani, quindi la polizia municipale, che oggi si chiama così, ma per me restano sempre vigili urbani, la polizia municipale che cosa fa praticamente? Se viene chiamata negli orari o comunque per manifestazioni, per deve essere pagata. A me non sembra giusto, perché la polizia municipale è già pagata dai cittadini. Ma non ne faccio e già una non questione, svolge il suo lavoro. Non ne faccio una questione di incentivi per il comune. Io dico soltanto, se normalmente vengono 1000 pullman in città, se io metto una tassa di 500 euro,
di questi 1000 pullman ne verranno 300. Questi 300 saranno meglio accolti, avranno più più facilità di stare. Quelli che vogliono venire senza pagare i 500 euro c'hanno tutta la settimana per venire. Però da lunedì al venerdì è gratis, perché se tu... Però scusami, no, questo è un argomento che io tempo fa affrontai anche in una delle puntate del programma sportivo, quando il Napoli stava per vincere lo scudetto, perché il punto di domanda era proprio questo. Ne parlammo con i vari assessori eccetera eccetera, che erano in collegamento con noi, su quale fossero, no, le maniere più la maniera più giusta per fare la più festa. Giusta per fare la festa, ma non solo, per evitare che succedesse il caos, no? E si parlava appunto, ti faccio l'esempio, mostra d'oltremare, no? La mostra d'oltremare, che è immensa, che tra l'altro è vicino allo stadio e nello stesso tempo è vicino all'uscita della tangenziale di Napoli, potrebbe essere un parcheggio scambiatore in alcuni contesti, perché se la mostra d'oltremare in alcuni ambiti non fa tra virgolette fiere, c'ha tutto lo spazio, tu potresti poggiare i pullman all'interno della mostra d'oltremare e al centro storico, quindi anche partendo dalla galleria che ti porta l'hanno a Mergellina fatto. Di camminare solo a piedi. Aspetta, l'hanno fatto, ma non è il problema, forse non ci siamo spiegati. Il pullman non dà fastidio. Danno fastidio le persone che stanno nel pullman, che sono tantissime, e praticamente rendono invivibile la domenica. Cioè, una persona che abita a San Gregorio Almeno la domenica non è padrone della casa sua, no. Sa da via in albergo, no, a casetta. È vero, assolutamente. Allora tu devi rendere la vita. Io quando facevo lezione all'università su storia della città dicevo: ragazzi, volete fare una buona valorizzazione, la città deve essere vivibile. Facevo il contrattare con le casalinghe di Voghera, io dico la signora Maria di fronte, noi diciamo la signora Maria, l'ordine è casalinghe di Voghera. La signora Maria, si sta bene la signora Maria, può venire pure il signor Yamamoto da Tokyo, si sta bene la signora Maria, il signor Yamamoto da Tokyo, sta bene pure lui, ma se io metto in difficoltà chi la signora lì? Maria, cioè noi cittadini darò napoletani, tu non dai nessun beneficio a chi viene da fuori, perché se il napoletano sta male nell'accoglierti, è certo che tu non riesci a fare un buon servizio di valorizzazione turistica. Questo e poi, bello. Devo dire la verità, scendere poi, non ne voglio fare una cosa classista, però arrivare a Napoli solo per la cosa a coscia aperta, la limonata a coscia aperta, un panino o una cosa pubblicizzata in coppa TikTok. Beh, però sta succedendo, no, tantissimo. È una cosa che non mi trovo assolutamente d'accordo. Sta succedendo Napoli tantissimo. È una città d'arte. Napoli, quando viene a Napoli, ha bisogno di avere un'accortezza culturale. Se vieni a Napoli devi imparare la nostra storia. No, che a coscia aperta. Ma e questo è folklore, o mandolini a pizza, c'è stato sì, sempre, dei secoli e dei secoli. Ma si aprirebbe... Ma stiamo scendendo però... veramente al degrado. Io credo che si aprirebbe si dovrebbe aprire un discorso è infinito, anche perché effettivamente intanto... purtroppo quello che noi stiamo vivendo è anche un periodo di social. Cioè, ma tu le immagina persone che vengono, come una, hai detto tu, una per commissione incontrare. Mondiale dell'UNESCO arriva a Santa Chiara, trova nel giardinetto di Santa Chiara la sia che toglieva i rifiuti e uno che stava urinando di fronte. E beh, questo è il paradosso. Una commissione che è rimasta così, l'avevo capito. Napoli è bellissimo. Quello che poi la commissione non è altro che sono i turisti che incontriamo noi, certo. Che ci dicono: Napoli è bellissima, ma la tenete malissimo. Malissimo, la tenete malissimo. Sì, però. Però io mi rendo conto di quanto l'interesse delle persone sia veramente cambiato. Ecco, magari non si arriva a Napoli per l'arte, si arriva a Napoli per incontrare il paladino di TikTok, che per me è assurdo di che cosa stiamo parlando. Però purtroppo si apre un discorso incredibile. Che è molto ampio, perché no. Io credo che le persone. Allora aspetta, dico... Antonè, però, io credo che le persone. Ma lasciamo perdere Napoli, come può essere Milano, come può essere Firenze, è un'altra grandissima città. Io credo che attualmente le persone dovrebbero essere, ecco, più avvicinate proprio a quello che è la cultura e l'arte, che si sta perdendo proprio. Ma tu immagina soltanto questo, che Milano, faccio un esempio, Milano, che è conosciuta per la moda in tutto il mondo, la settimana della moda, certo, milanese è famosissima, porta migliaia di persone a Milano. Loro si candidano a città d'arte,
Loro vogliono fare, vogliono rendere la loro città artisticamente attraente. E allora questo significa, se Milano pensa essere città d'arte, ma perché noi amma fu Luna Park? Perché amma fa giostro? Che noi teniamo cultura, che quando noi facevamo cultura a Milano stavano sugli alberi, senza offesa. Quando noi ci stava la cultura a Napoli, con la scuola di Salerno di Medica, al nord, in Germania, stavano sugli alberi a fare... No, ma si sta proprio... Si sta proprio perdendo la cultura. Però, però ne abbiamo parlato abbastanza, quindi io smusserei un po' questo discorso per andare avanti, perché altrimenti dite che la onda vola. Io giro per Napoli, queste cose ce le dobbiamo dire. Cioè, assolutamente sì, però ritorneremo con questo tutto bene. Raffreddore questo, l'acqua che mi sto prendendo. Allora, facciamo così. Allora, io abbiamo un altro collegamento. Abbiamo un servizio. Abbiamo sì, collegamento un servizio con il nostro, che è il separé. Il separé. Ecco. Me lo fate dire, il separé, il posto dei libri a cura di Carlo Ditto. A fra poco. Ciao, grazie per la linea. Spero tutto bene. Qua siamo benissimo. Sono all'interno del separé, sempre all'interno di Baraonda. E cosa si fa dietro i separé, come dico ogni 15 giorni? Dietro i separé si legge. Questo giovedì ho scelto questo libro, come vedete sulla copertina c'è la protagonista del libro. E anche questa è una biografia, settimana scorsa era LGBT, in questo caso no. È scritta da un'attrice americana che si chiama Jennifer Otter Bakerdike, ed è un'attrice specializzata anche nelle icone del rock, nelle icone cosiddette maledette, diciamo così. E Nico, per sua fortuna, sfortuna, è stata una di queste. Sfortuna in quanto comunque è morta a neanche 50 anni, fortuna perché comunque tutt'oggi viene ancora ricordata come una delle leggende del rock. Il libro ha un taglio, una biografia ovviamente, guardate quanto è doppia, molto molto corposa, racconta poi tutta la vita di Nico, quindi dall'inizio, da bambina tedesca, quindi col nome di Christa Feiger. Il nome Nico le verrà dato da Andy Warhol quando lei entrerà a cantare nel gruppo The Velvet Underground, però ci arriviamo praticamente con gradi. Nico è una bambina bellissima che nasce in Germania e vive con la madre in un sobborgo, se non sbaglio, nei pressi di Colonia, che poi si trasferisce a Berlino nei tempi della guerra, quindi vive tutti i drammi di quello che possa essere la guerra. Nata nel 38, quindi ci troviamo bambina comunque nel peggio, diciamo così, della guerra. Cresce, è una bellissima ragazza, biondo, occhi azzurri, alto 1,80 m. Inizia a fare la modella, e questo anche per puro caso, perché passeggiando il Kurdam, che è la strada principale di Berlino, viene notata da un tale scout che la lancia per diventare modella. Quindi da lì comincia a viaggiare. Lei si stabilisce con la madre, che poi è anche malata gravemente, ad Ibiza in Spagna. Lei invece rimane a Parigi e comincia a fare la modella. Da qui a Parigi esce il suo secondo incontro fondamentale della vita dopo il talent scout, che è quella con Alain Delon. Alain Delon, il grandissimo attore all'epoca, nel fiore degli anni, ha una relazione con Nico, rimane incinta e nasce un bambino che si chiama Ari, anzi Nico lo chiamerà Ari, che poi questo nome gli verrà cambiato dalla nonna paterna. Il trauma che vive Nico in questo contesto, che si porterà fino alla fine, lei infatti si racconta nella biografia che continua a scrivere delle lettere a Delon senza mai avere risposta, il bambino non verrà mai riconosciuto da Alain Delon, benché sia andato a guardare comunque su Google, è assolutamente identico al padre. Lei se ne distacca e comincia praticamente a lavorare come modella, arrivando addirittura anche in America. In America c'è il terzo incontro fondamentale della sua vita, che è quello con Andy Warhol. Sempre per caso, gli incontri che fa Nico, probabilmente sarà la bellezza, sarà l'altezza, sarà quest'aura tedesca che comunque colpisce dall'altra parte del mondo, oltreoceano. Nico incontra Andy Warhol, che la fa diventare una delle sue superstar, quindi la ingaggia come attrice, dandole addirittura il nome di Nico, e la mette in contatto con i Velvet Underground, che sono un gruppo nuovo, e lei fa la cantante. Da questo anche un incontro con Lou Reed, che era uno degli elementi dei Velvet, con il quale non va assolutamente d'accordo. Ho dimenticato una cosa fondamentale, c'è ancora un passaggio precedente, perché prima conosce a Roma Fellini, ancora un caso fortuito, perché lei non è mai andata a fare provini nel nulla e viene presa nella dolce vita. Quindi quando arriva in America, ecco scusate, diventa Nico quella della dolce vita e viene notata un po' da tutti. Da qui, per la sua bellezza, per il suo carattere particolare, Nico è una persona praticamente molto mentale, molto introversa, però comunque una persona molto dolce, inizia
a frequentare l'ambiente del rock e quindi fa conoscenze con tanti cantanti, tra cui, come vi ho detto, Lou Reed, c'è anche l'incontro con Brian Jones, comunque una relazione con tutti i cantanti, diciamo così, maledetti. Quindi comincia a fare uso di droga e la porteranno praticamente quasi alla morte. L'incontro fondamentale è quello con Jim Morrison, con cui ha una bellissima relazione. Dice che Jim Morrison, si racconta anzi nel libro, che Jim Morrison è una delle persone che ha creduto fermamente in Nico anche come autrice, non solo come una bella statuina. Infatti Jim Morrison spinge Nico a scrivere dei propri testi ed iniziare una carriera solista. Lei è stanca perché gli addetti ai lavori, la stampa, ma gli stessi cantanti la considerano come una bellissima ragazza da utilizzare in quanto fa molta scena. In realtà vuole essere presa sul serio. Qui da lì comincia a diventare, anzi si professa poetessa, scrive delle poesie, cambia completamente il suo look fino a diventare, arrivare quasi a 50 anni, che ha davvero rovinata sicuramente dall'eroina, ma è rovinata anche volontariamente, nascondendo il proprio corpo, ingrassando, non curandosi addirittura più, si vanta quasi di avere i denti marci perché vuole essere apprezzata solo esclusivamente come poeta, come poetessa, come autrice di testi e non per altro. Infatti sforna tantissimi dischi che sono comunque delle musiche molto molto particolari. Lei diventa una persona, quasi una sacerdotessa della poesia, va in giro per i cimiteri, si veste sempre di nero, rimane sempre chiusa in casa, sempre a fumare l'hashish o a iniettarsi eroina di continuo. L'eroina è quello che poi alla fine gli ha rovinato completamente la vita, in quanto Nico inizia a organizzare eventi e a lavorare solo esclusivamente per fornirsi la dose. Nel frattempo riaggancia i contatti col figlio Ari, e una delle cose che mi ha abbastanza spaventato è che sono talmente uniti madre e figlio, anche se sono stati distanti per anni, ma per il semplice motivo che si iniettano l'eroina anche con lo stesso ago. Il libro non vi sto a raccontare tutti i dettagli perché ci vorrebbero 3 puntate di separé. Come ho detto, è molto doppio, ha uno stile giornalistico, quindi vengono riportate le interviste, vengono riportate le dichiarazioni, si è spiato il diario di Nico, tutto quello che può creare, dare una spiegazione alle azioni e a ciò che Nico ha fatto della sua vita. Ovviamente si sa che Nico è morto nel 1988 in circostanze strane, non si riesce a capire esattamente cosa sia successo, e riposa in Germania accanto ovviamente alla madre. C'è da dire anche che il figlio avuto con Alain Delon, che non è stato riconosciuto, è morto quest'anno 2023, anche lui in circostanze poco chiare. Nico è una leggenda del rock, la ricordiamo, la ricorderemo sempre per la bellezza, per essere un'icona, per aver avuto tanti uomini famosi, però come tutte le rockstar, diciamo così, alla fine, come ci insegna la storia, ha fatto comunque una brutta fine in questo caso. Gianluca, ma si è fatta la sua volontà. Gianluca, ma il più forte si chiama fa sentire. Gianluca, ma prega, ma canta, ma preghiere e canzone ci hanno salvato. Gianluca, ma il più forte, together to be free. Fratello mio, noi siamo qui, figli di Dio e della Vergine Maria. La stella che ci accompagnerà è la stessa stella che un giorno cadendo ci salverà. Non ci pensare, se arriva molta pressa, rispugna a coppo, io godo ogni carta che tu vuoi giocare. Ma stata accorta, se piatta si fa rossa, perché fudenta sorte come vena così fa. Gianluca, ma si è fatta la sua volontà. Gianluca, ma il più forte si chiama fa sentire. Gianluca, ma prega, ma canta, ma preghiere e canzone ci hanno salvato. Gianluca, ma il più forte, together to be free. Oh yes I know, yes I know, bara da butte mana, cace sta al centro, non è cosa allora a ragionare. Stai senza renara e più belle cose che da sta vita non ne può accattare.
salvare. E allora come ci porti tu che dar tu be free. Si è fatta la sua volontà, Gianluca ma più forte si chiama fa sentire. Gianluca ma si è fatta la sua volontà, Gianluca ma più forte si chiama fa sentire. Gianluca ma prega ma canta ma preghiere canzone c'ha da salva. Gianluca ma più forte together to be ritornati in onda. Allora ragazzi, in bara onda, eccoci ritornati in bara onda. Esattamente, esattamente. Antonello, stavo vedendo un attimo dalla prossima settimana dobbiamo come stavo ricordare. Combinato e come ci dobbiamo combinare. Siamo combinati allora, male, se come tu dicevo, hai notato allora, star notito per tutta la giornata. Come dici, no, tutta la giornata, due minuti qua a Baraonda, non è una giornata. Vabbè, era per dire. Hai una considerazione del tempo un po' strana. No, mi sono andato a guardare un attimo il calendario, sì, quindi ci spostiamo. Ci spostiamo dalla settimana prossima. Il carrozzone ci spostiamo. Spostiamo Baraonda di martedì, di cari martedì. Amici. Come abbiamo detto anche a Francesco di Choose Naples, noi saremo in onda a dicembre tutti i martedì tra allora l'ultimo. Le ripetiamo le date 5 dicembre 12 dicembre 19 dicembre e il poi 26 una piccola ognuno pausa fa quello natalizia. Che vuole. Il 26 siamo a Mostacciolo e beh, Natale con i tuoi e Santo Stefano con chi a vuole. Me piacciono il rococò pure a me quindi speriamo che quest'anno ci dividiamo. Mostacciolo non mi piace. No, pure a me, e deve essere pure duri che i denti non è che fanno ma, proprio cioè che ci metti una settimana no. Per mangiarlo va bene però si va anche a cinema si va anche a cinema sì, poi sì, tra l'altro sono, invece... questo, il mese di dicembre è il mese del cinema. È vero, ricordate però tu... i cinema che uscivano ma però... forse qualcuno l'ho visto sì. Non ormai non tanto come prima non mettono più la scatola di Stefano Tone, però è un però... peccato anche quello non c'è più cioè perché si andava al cinema è era vero. Proprio il mese per andare al cinema è vero o si va al cinema quasi sempre si sta perdendo tutto Antonello o si sta a casa con le piattaforme e ti vedi più o meno quello che ah, è un peccato no. Perché non si legge più non si compra è più vero, musica io devo, a io me devo il cinema dire, è sempre piaciuto io devo dire che a me il cinema è sempre piaciuto il ma vuoi mettere cinema. La comodità non me ne voglia lo di so. Netflix a casa sul divano ma sicuramente è però è proprio trascorrere la serata lo so che non il bascone di popcorn era, però, era proprio un rito noi da ragazzi per noi a volte il sabato era c'era una volta al mese una volta ogni due mesi andare a cinema e vi racconto una cosa noi tenevamo una comitiva dove ci stavano delle ragazze tutte vive allora si comprava il mattino si apriva la pagina su una macchina dove andiamo a vedere noi, allora stavamo due o tre di noi che ci organizzavamo e venivamo prima femminile d'Azio all'Adriano a Fuorigrotto ragazzi allora abbiamo deciso noi venite appresso a noi e portavamo fino a lì ci siamo visti tutti i film di Nolaggio ah, è stato bellissimo è stato divertentissimo perché loro prima facevano tutte le schizzinose all'epoca Dino D'Angelo divideva perché chi era per Dino D'Angelo e chi non era per è Dino vero. Noi invece l'abbiamo visti tutti divertendoci pure perché poi erano film leggeri spassosi leggeri sì. Niente di che però si poteva pure passare una sera perché ti facevi un sacco di risato là dentro. È vero. Invece adesso ci stiamo andando per lavoro. E infatti tu ci sei già stato e non hai aspettato dicembre. No. Ci racconti? No, ma io vado sempre a cinema. Quando esce un bel film, soltanto che prima, vedi, ci vedevamo tutto. Ora siamo più selettivi. Andiamo a vedere soltanto il film che è più... E ci è capitato questa settimana di andare a vedere Napoleone. Dico subito...
ai ragazzi, soprattutto a chi va a scuola. Se credete di andare a vedere il film e vi risparmiate di studiare, scordatevelo. Tutt'altra cosa? Non è che è tutt'altra cosa, è un film. È un film. Ecco, come tutti i film vanno presi come film. Non è un doc film, è proprio un film. Ci sta Ridley Scott, che è inutile dirvi, quello del Gladiatore, il regista del Gladiatore, quindi una garanzia, costumi, scenari. E poi c'è il Commodo del Gladiatore, che fa Napoleone, Phoenix. E poi c'è una bellissima Giuseppina, che non so se vi è capitato di vedere la serie, giustamente su Netflix, The Crown. Ah, che fa la regina, la sorella, no, fa Anna, la sorella di Elisabetta. Ah, sì, sì. Che è Vanessa Kirby, ma proprio sembra disegnato quel personaggio su di lei. E al di là delle battaglie, delle sconfitte di quest'uomo fortissimo, duro, un carnefice nella vita pubblica, ne esce fuori un uomo piccolo. Era pure piccolo di statura, dicono in origine, ma totalmente succube di Giuseppina. Abbiamo un contributo e cioè, poi sì, ne parliamo. Sì, dicono a Napoli, stiamo sotto pacca. Sotto pacca, ma non è una cosa che è tanto peregrina, eh. È una cosa che io sento che poi, alla fine, un uomo che comanda di tutto, quando torna a casa, vediamo il contributo e ne parliamo, sì, dopo. Vostra maestà, ci hanno scoperti. Bene. Aspettate. Ghiaccio! È una trappola! Ritirata! Io non sono fatto come gli altri uomini. Generals gathered in the masses. Quelli al potere mi vedono solo come un bruto, inadatto a cariche più elevate. Ma io seguo le orme di Alessandro il Grande e Cesare. Se guardate sotto vedrete una sorpresa. E quando l'avrete vista vorrete sempre averla. Devo avvertirvi, io non sarò il secondo al comando. Io vincerò con il fuoco. Io sono destinato alla grandezza. Ho trovato la corona di Francia nel fango. E adesso la pongo sulla mia testa. Volete il successo, ma siete una nullità senza di me. Ditelo. Credo di parlare per tutti noi. Dormiremo molto meglio senza questo parassita. In quale paese ci troviamo? Nel mio. Beh, gli effetti speciali sembra strano, ma rivedere adesso il trailer. Il trailer. Praticamente c'è tutto già nel trailer. Sì. C'è tutto. Genio, ribelle e il potere. E ha mostrato una scena dove ha fatto vedere il potere di Giuseppe. Assolutamente. Sì, ha detto. Quello è il potere di Giuseppe. Sì, proprio quella scena lì ha detto tutto. Ma è così, lui resterà per tutta la vita. Legato. E quando arriva all'ultimo che non riesce a vederla viva, si dispera proprio, perché veramente era completamente soggiogato. Mo facendo le giuste proporzioni, guai quell'uomo che dice a casa mia comandi, guai, non comanda nessuno, cioè alla fine nel grande e nel piccolo. E guarda che di re a Napoli
abbiamo visto Carlo III, il figlio Ferdinando, che poi Ferdinando e Carolina, Carolina era la sorella di quella Maria Antonietta che hanno tagliato la testa. Sì. Quindi quando poi in contemporanea a Napoli c'è stata la rivoluzione partenopea, alla fine, perché poi il congresso di Vienna ha completamente cancellato tutte sia la rivoluzione francese sia la rivoluzione partenopea, i Borboni quando sono tornati a Napoli hanno tagliato teste a pro, contro, ma comunque ecco, quella famosa piazza che noi teniamo a Napoli, che io volevo raccontare questa settimana, la piazza con le tre F, Festa, Farina e Forca, che piazza tra mercato, tra l'altro anche il titolo di un album di Teresa De Sio, Festa, Farina e Forca, è la piazza mercato, perché ci facevano le feste, c'era il mercato e c'era Forca. Io vi posso garantire che tutta la cartografia storica di Napoli a partire dal 1500 con le tavole della Fredì, che sono piante di Napoli a volo d'uccello, poi vi spiegherò che significa a volo d'uccello, quando si vede Piazza del Mercato c'è sempre la Forca fissa in una tavola, vuol dire che era una piazza importantissima, e vederla, devo dire, ma torno a quello di prima, e vedere questa piazza una domenica, diciamo, prove generali del Natale, vuota, mi ha fatto un tronta di tristezza, perché vi cito soltanto gli elementi che sono all'interno di questa piazza. C'è la chiesa del Carmine, che ha visto le gesta di Masaniello, la Madonna Bruna e il crocifisso miracoloso che sposta la testa. C'è la chiesa di Santa Croce al Mercato, quella proprio di fronte, che c'è il ceppo dove è stato tagliato la testa a Corradino di Svevia, l'ultimo re svevo a Napoli. C'è Sant'Eligio, che è uno dei primi gioielli del barocco a Napoli, degli angioini che arrivano a Napoli e rifanno tutta la veste barocca alle chiese. E c'è un'altra piccola chiesa un po' più avanti che si chiama San Giovanni a Mare, che è l'unica chiesa normanna che sta a Napoli, intorno al 1100, che teneva annesso un ospedale, siccome nel 1100 Piazza Mercato non era nelle mura, ma era fuori le mura, i crociati che tornavano dalla Terra Santa si fermavano a San Giovanni a Mare per purificarsi, per poter poi entrare in città, perché essendo stati in contatto con i saraceni si dovevano purificare, con gli arabi dovevano purificarsi, un po' quello che succedeva, faccio una citazione storica, nelle prime Apollo che andavano sulla Luna, quando tornavano, quando uscivano dalla navicella per paura di microbi, di batteri che potevano arrivare, si mettevano in quarantena in una stanza isolate. Quello succedeva in maniera diversa, ma ai crociati prima di entrare in città, perché quando entravano in città c'era il Duomo, c'erano le altre chiese e loro non potevano presentarsi, certo, in maniera impura. Questo è tutto. Questo per dire che un Napoleon preso, i ragazzi che lo debbano studiare se lo vadano a vedere, perché poi vedere queste scene e poi leggere il libro, leggere il libro, vi raccomando, leggere il libro. Beh, vi aiuta, perché si entra in sintonia col periodo storico, con la storia, assolutamente, che è poi quello che noi cerchiamo di fare con i nostri turisti, come una sorta di macchina del tempo, portarli a spasso nel tempo raccontando e facendo rivivere dei momenti a noi non noti, a loro non noti, però noi, visto che ce ne siamo studiati, cerchiamo di passare. È vero, assolutamente. Bello comunque questo film, assolutamente. No, vale veramente da vedere. La pena. Sì, 2 ore e mezza buone, sì. Proprio tranquille. Ci vuole il popcorn quello grande. Detto questo, avete visto che siamo giunti al termine anche di quest'altra puntata? Cioè, avete visto, vi siete resi conto che se io non vi fermavo non riuscivamo a dire tutto? Sì, è vero. Ma tu sei di mattina il tempo. Allora l'abbiamo detto. Ma tu ci pensi, Suli e Francesco?
anche no, anche con no. Gli aneddoti facevamo un 24 ore. Dai, però la cosa buona è che noi ci rivediamo. No, se ci portavamo qualche colazione potevamo pure andare agli adulti. Però la cosa buona è che ci vediamo presto presto, non aspetteremo una settimana, ma martedì saremo nuovamente qui. Quindi noi siamo prontissimi per terminare il nostro villaggio di Babbo Natale e per iniziarlo lunedì. Dalla prossima volta parleremo natalizio. Sì. Sì, jingle bell. Cerchiamo anche di metterci rococò, metterci un cappellino. Diciamo che noi lunedì saremo attivi. Non mi chiedete di vestirmi da Babbo Natale, che non lo faccio, ve lo dico. No, lunedì saremo operativi, ci aspettano questi 3-4 giorni dove dovremo ancora lavorare tantissimo, perché siamo un pochino in ritardo, ma semplicemente perché abbiamo messo tantissime cose in più. E all'improvviso poi venivano idee, e quando ti venivano quelle idee le volevamo realizzare. E idee che le idee altro sono tempo. Ma vediamo sabato e domenica che riusciamo a fare. Tra sabato, domenica e lunedì che riusciamo a... Ah, a proposito, sì, io domenica tengo un appuntamento importante. Sono allo stadio Maradona dell'Inter. Vedi? Domenica sera io sono impegnato. Bene. Però dai, vediamo quello che riusciamo a fare, perché qualche contributo, qualche cosa la riusciamo sempre a portare. E allora io ringrazio voi. Assolutamente, ringraziamo Rosanna. Io ringrazio Rosanna e Antonello, naturalmente. Grazie. E a Francesco. A Francesco, ovviamente. Ci stiamo ringraziando a vicenda. Ci stiamo ringraziando. Insieme ringraziamo tutti voi. Ringraziamo Carlo. Salutiamo Carlo, perché si fermerà la sua rubrica Il Separé, il posto dei libri per un po', non so se per sempre, no, ma non lo per sappiamo, un po' ma noi non diciamo lo sappiamo. Che si è rotto il Separé, lo deve riparare. Appena lo ripara ritorna Carlo. Non ti preoccupare, vengo io a ripararti. Ecco, ti mando Francesco. Io ormai sono un po' tutto fare, capito? Carlo, vengo ti io. Aspettiamo, nel frattempo c'è la nostra anche Valeria. Anche c'è tempo, ti pigli un po' di tempo per Natale, poi vieni. Tutte le persone sanno che devi tornare. Assolutamente sì, ma ciao, Carlo. Nel frattempo c'è anche la nostra Valeria che tirerà un po' in caldo la rubrica. E quindi vi dico una cosa, io vorrei coinvolgere Barbara, non la conoscete, ma lei lo sa perché ci sta sentendo, Barbara... Ci servi. Dai Barbara, vieni con noi in questa baraonda meravigliosa. No, e baraonda allora... si inserisce in baraonda. Si inserisce. E allora ti aspettiamo. Signori, un saluto alla a martedì. A martedì 5. Ciao baraonda. Baraonda. It's a long line, but you don't care because you hear. Don't outside those doors. And you get that.